Allora inizierà il dottor Mario Proli, quindi i primi due interventi sono degli interventi di carattere storico, quindi importantissimi per capire il valore diciamo storico dell'aeronautica militare e del legame con il suo territorio. Il dottor Mario Proli, come dicevo, ci introdurrà nel contesto storico, sociale e culturale del periodo tra le due guerre, con un focus particolare sul territorio forlivese. Seguirà il dottor Varriale, con il quale ho avuto l'immensa fortuna di scambiare alcune chiacchiere ieri sera e con il quale ho iniziato ad appassionarmi al tema del suo intervento, che è focalizzato sulla figura di Francesco Baracca e soprattutto diciamo sulla comprensione di quelli che sono i valori che ne fanno un uomo che sta dietro al personaggio importante storico che conosciamo. Quindi ci racconterà, ecco, delle sue gesta di uomo prima che di personaggio storico. Seguirà il collega, il professor Bellani, che farà proprio il collegamento tra diciamo l'eredità infrastrutturale, voglio usare questo termine un po' nuovo, con quello che possiamo fare noi oggi presso la nostra sede di veramente avanzatissimo, parlandoci di come le Gallerie Caproni sono oggi il centro della ricerca della turbolenza a livello internazionale, accogliendo l'infrastruttura del long pipe. E poi seguirà il colonnello Zanetti, che invece ci racconterà come facciamo ad essere tranquilli sapendo che come funziona in maniera eccellente l'attività di search and rescue del 15° stormo. Io cedo la parola quindi al dottor Mario Proli. Un attimo che recupero il curriculum. Arrivo, E Mario Proli, 52 anni, giornalista professionista e responsabile dell'unità stampa ed eventi istituzionali del Comune di Forlì, laureato in storia all'Università di Bologna con perfezionamento post laurea nel corso di alta formazione in giornalismo e comunicazione pubblica dell'Alma Mater, affianca al lavoro nel campo dell'informazione l'attività di ricerca storica, studio e divulgazione, collaborando con numerose istituzioni, associazioni e fondazioni. Autore di libri, saggi ed articoli, è componente della Direzione Nazionale ANCEP, Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici, e socio della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea. Ringrazio il dottor Mario Proli. Grazie. In piedi. Parlerete in piedi. Grazie professoressa. Buongiorno a tutti, autorità, studenti, professori. Il contributo che porterò a questo incontro è, come mi è stato chiesto dal Presidente Cappelli, quello di dare una dimensione storica, una profondità storica su un punto di riferimento locale al discorso che verrà affrontato durante questa giornata. E parto da quello che diceva il Sindaco: Forlì città del volo. Non è che uno dice io sono una città di questo, di quell'altro, perché lui pensa di esserlo. Forlì è città del volo perché è veramente una delle principali città del volo italiane, europee e mondiali. E questa vicenda, come tenterò di farvi vedere in questo quarto d'ora, in questo percorso di immagini che seguiremo, è una vicenda che nel corso del tempo si è rimodulata e che ha avuto un ulteriore slancio in avanti, nel quale la professoressa De Crescenzi è fisicamente la rappresentanza, e cioè che oltre all'aeronautica è arrivato l'aerospazio, per cui siamo in un punto di eccellenza mondiale con una storia che esiste solo qui, della quale forse più siamo consapevoli più possiamo anche investire in questo senso. L'immagine di copertina è la fine della prima guerra mondiale, che è il punto di partenza che mi aveva segnato, chiedo scusa, l'avvocato Cappelli. Però per me sarebbe necessario partire un pochino prima,
per spiegare perché Forlì è una delle città del volo, e poi proseguire in queste immagini che è Trieste e la guerra che finisce e completa il risorgimento, il giuramento, il proclama del generale Diaz che è nell'ingresso dello scalone del comune e che quindi riporta un tema nazionale su un tema locale, anche la firma della pace con l'Austria nel 1919 a Parigi, dove in questa situazione si vede l'omino con gli occhialetti sopra quello con la testa china, che è il Giacomo Paolucci Barone, che poi avrà un ruolo fondamentale, sarà anche presidente dell'Istituto Luce, sarà come anche in quel caso una persona della diplomazia che finisce a capo di gabinetto del Ministero degli Esteri e che avrà un ruolo centrale anche nelle ricadute economiche che arrivano su Forlì. È per intenderci il cognato di Fulceri, Paolucci di Calboli, cioè del martire della Prima Guerra Mondiale. Metteremo insieme tutta una serie di personaggi. E adesso facciamo un passo indietro. Il passo indietro è dettato dal fatto che nel 1903 i fratelli Wright sbloccano quello che da tanti secoli era il problema. Vola il più leggero dell'aria o il più pesante dell'aria, riesce a votare il più pesante dell'aria perché i fratelli Wright applicano di fatto una spinta a motore a questa struttura che è più pesante dell'aria e che prende il posto dei tentativi precedenti, in particolare mongolfiere e dirigibili. 1903, gli esperimenti che in quel momento avvengono a Forlì, si alza in mongolfiera sul forannonario, piazza Cavour per intenderci, e da questa serie di voli che vengono fatti per gli spettacoli c'è poi un altro che si chiama Romeo Zambianchi, che lo trasforma in professione, gira per l'Italia finché nel 1902 arriva sul Monaco la mongolfiera, prende una raffica di vento, si sfracella in mezzo alle persone, rimane incolume. Ma questo ci dice un primo elemento, che a Forlì la passione per l'aria arriva subito, arriva con gli esperimenti, arriva con questi mezzi matti che tentano i voli in mongolfiere, per non parlare poi di due coniugi che si chiamano Silimbani, che girano anche per il mondo attraverso le mongolfiere, finiscono in Sud America. Lui viene spinto in lontananza dalla mongolfiera, quando atterra lo ritrovano un po' di tempo, in particolare in Argentina, che l'hanno ammazzato perché l'hanno derubato. Allora, storie strane che però ci dicono una cosa, che in questa città la passione per il volo è veramente sentita. E chi è che ce le ha raccontate? Ce le ha raccontate due persone in un libro che si chiama Tutti i colori del cielo: Sauro Tassinari e Cesare San Giorgi. Mi permetto di dire che Cesare purtroppo è scomparso da 5 giorni, per cui in questo momento è anche un po' una dedica che faccia lui questo percorso, che trae dai suoi studi anche tante fonti. 1903, fratelli Wright. 1910 arriva a Forlì questi due personaggi, Emil Teodolin, svizzero, e Luigi Massari, faentino, che portano al campo di Marte, dove oggi c'è lo stadio, all'epoca era il posto dove facevano le operazioni militari, dove qualche anno prima era andato anche il circo di Buffalo Bill, era un luogo degli grandi eventi oltre che delle operazioni militari. Portano il primo volo, sono due aeroplani, un Blériot e un Demoiselle. Il primo si alza in volo, prende una spinta di vento e si sfracella. Le cronache ci dice che c'è un migliaio di persone a vedere questa iniziativa. Il secondo fa un volo di 300 metri e sembra che il mondo sia cambiato. 1910, abbiamo messo questa targa con l'arma aeronautica. Francesco Genova è stato fisicamente uno dei grandissimi promotori di questa collocazione. Questa targa che è all'ingresso dello stadio e che ricorda a tutti che sugli esperimenti di quei matti la storia del volo a Forlì inizia nel 1910. Siamo uno dei primi posti del mondo. Nel 1911, e ce lo racconta i mosaici del volo di sotto, l'arma aeronautica viene utilizzata per la prima volta nell'ambito di un'azione militare nella guerra italo-turca in Libia, con qualche apparecchio e dei dirigibili. Guardate qui la fotografia della Domenica del Corriere, dove si vede Zambianchi con la sua mongolfiera che si sfracella. Questo fianco a lui invece è l'ingegner Forlanini, sempre per parlare delle radici profonde. Era finito a Forlì per dirigere l'officina siderurgica, che era quella vicina alla prima stazione dove per lavorare per la ferrovia si fondeva il carbon coke, era partita l'illuminazione della città e era nata un'officina meccanica e siderurgica di grande impegno.
L'ingegner Forlanini, anche questo nei Mosaici del Volo è ricordato, inventò prima un dirigibile e poi aveva perfezionato un movimento ad elica che era studiato a Vardo, anche avvalendosi degli studi di Leonardo, sul fatto che avrebbe dato un elemento pronto al volo. Quello che non era riuscito a far Forlanini era di metterci un motore. E poi arriviamo alla Prima Guerra Mondiale, dove poi ne parlerà il professor Variale, che fra l'altro abbiamo conosciuto a Forlì un annetto fa ed è uno storico dell'aeronautica eccezionale. Io invece mi occupo di storia locale e non mi azzarderei mai di pormi al confronto sui temi aeronautici col professor Variale. Ci parlerà di Francesco Baracca, che aggiunge un altro elemento, l'uso dell'aeronautica, ancora l'arma aeronautica, l'aeronautica militare non esiste, durante la Prima Guerra Mondiale. Francesco Baracca di Lugo, mi permetto di salutare il tenente colonnello Giorgio Agostini, che è il comandante delle seconde gemee lughesi, anche lui, per cui professor Variale, quando si parla di Lugo, il comandante del secondo gemee lughese è compaesano di Francesco Baracca. E a fianco c'è Ridolfi, Luigi Ridolfi, l'asso del volo di Forlì. È un personaggio che, da un punto di vista delle capacità professionali, della tecnica, dell'ardire, del valore nella Prima Guerra Mondiale, ha un livello altissimo. Finita la Prima Guerra Mondiale diventa istruttore del volo e purtroppo durante una di queste attività, con un volo che da Verona doveva andare a Venezia, ce l'ha spiegato il professor Variale nella conferenza scorsa, è vittima di uno dei primi gravissimi incidenti aerei di carattere civile, diciamo così, per il quale viene fatta la prima perizia, ci è stato spiegato, di carattere legale al termine di un incidente, perché ancora gli incidenti aerei non erano stati classificati esattamente per questa tipologia. Andiamo veloce, 1923. Il logo che è presente anche nella bandiera, quello che ci sta accompagnando partendo da questi incontri, al centenario della nascita dell'aeronautica militare, marzo 1923. Per capire perché Forlì è città del volo, dobbiamo fare un altro passettino indietro e arrivare all'ottobre 22, quando un personaggio legato a questo territorio, che si chiama Benito Mussolini, diventa capo del governo. Fine 1922, marzo 1923, pochi mesi dopo, ancora le leggi fascistissime del 25-26 non hanno instaurato la dittatura. L'aeronautica militare nasce come aeronautica militare nel regno, in quella temperia lì. Qualche tempo dopo però, il 15 aprile, Mussolini, da capo del governo, fa una visita ufficiale al territorio legato alle sue origini, Forlì e Predappio. E in questa occasione mette il seme di un argomento di cui non parleremo in questa occasione qui, però è fondamentale per capire varie cose. Il seme di quello di trasformare questo territorio in un territorio funzionale a uno dei meccanismi per creare consenso di quello che sta diventando un regime totalitario. Perché tutti i regimi totalitari spingono tantissimo sulla propaganda e uno degli elementi della propaganda del ventennio è i luoghi di origine, dove in una taglia bassissima alfabetizzazione, molti analfabeti, tantissimi che arrivano fino alla quinta elementare, il consenso si costruisce non attraverso i libri, ma attraverso le immagini, le architetture e l'esperienza fisica. Questo cosa significa al nostro riguardo? Che su Forlì si mette in moto un meccanismo economico che fa piovere tantissimi quattrini per costruire un quartiere di fondazione nuovo. Forlì è l'unica città che ha due stazioni, la vecchia stazione e la nuova stazione, la nuova addirittura rialzata come quella di Milano, non paragonabile come dimensioni alle altre stazioni ferroviarie del nostro territorio, e tutto questo quartiere che culmina col monumento di Piazzale Vittoria e poi ha uno snodo per andare via Torino, via Predappio, oggi diremo via Corridoni, viale dell'Appennino, appunto verso Predappio, dove si doveva compiere questo percorso. Cosa serve a noi parlare di questo progetto di comunicazione di massa collegato a un regime totalitario? Serve per avere coscienza di una cosa, che su Forlì e Predappio si apre un rubinetto di quattrini che ne fa arrivare tantissimi, perché altrimenti perderemo anche il fatto del perché si crea una situazione di questo tipo. Sono uno storico, non metto nessun giudizio di valore, raccontiamo come sono andati fatti e cerchiamo anche di capirli. Vengono fatte studi
apposta per disegnare questo set di carattere urbano. Guardate la fotografia nella quale si vede, lo dico per i forlivesi, quella paretone gigantesca bianca che era il muro dello Sferisterio, oggi è il parcheggio di Piazzetta dello Sferisterio, vicino al campus università, e il tragitto era questo. Ancora il collegio aeronautico non c'è. E sul collegio aeronautico, per capire la dimensione della storia che stiamo raccontando, dobbiamo tenere presente questo. Viene preso Cesare Valle, professore del liceo classico, preside del liceo classico, è consapevole di questa storia. Viene preso un architetto che è uno dei migliori d'Europa, è uno di quelli che ragiona sul razionalismo. Gli fanno progettare questo grande edificio, viene costruito questo edificio e mentre lo stanno costruendo dicono: che cosa ci facciamo? Ci potremo fare la sede di un collegio femminile per la ginnastica. Parte così. Nella testa di chi che lo progetta conta la monumentalità dell'edificio, non la funzione. Poi nel frattempo capita un'altra storia aeronautica e qui dicono: è così bello, è così funzionale, è così pronto, mettiamoci un collegio aeronautico. Poi successivamente fu anche sede dell'Accademia Aeronautica. E il motivo per cui parte tutta la storia che crea, che passa da quell'elemento e da quella passione pionieristica a mettere le fondamenta, è legato a questo personaggio che si chiama Mario Fabbri, che fu podestà di Forlì fra il 32 e il 35. Allora, per mettere a tutta la completezza, Forlì diventa uno dei luoghi centrali nella propaganda al fascismo. Negli stessi anni il fascismo forlivese è riottoso, begoso, litigonos, perennemente commissariato. È, prima degli obblighi di legge, la 74esima provincia d'Italia per adesione al partito fascista. Da un lato è uno dei punti di riferimento della propaganda, dall'altro è un territorio che è inquieto. E anche questi sono vari motivi, ma non ne parliamo qui. Quello che ci importa è che Mario Fabbri, che diventa podestà, quindi è il sindaco, è uno di quelli che hanno fondato l'Aeroclub, che poi si chiama Runa perché prende il nome Regio Aeroclub, cioè quegli appassionati, quei malati di volo che a Forlì fin dall'inizio c'erano. Ci fu uno che costruì un aeroplano che chiamò il forlivese nel proprio garage e non riuscì mai a far volare. Lui, da podestà, con questa passione, propone una cosa, dice: facciamo un aeroporto, sede del 30° stormo dell'aeronautica. E parte questo progetto. A quel punto Cesare Valle sta completando un edificio per il quale la funzione non è chiara e che cosa dicono? Mettiamoci il collegio aeronautico. E poi nasce un'altra cosa. Questa è una parentesi. La contessa Aloisa Guarini Matteucci è la prima donna forlivese a prendere il brevetto di volo negli anni 30. È collegata al tema che nasce l'aeroporto, no? Ma lei ci dimostra che oltre al momento militare dell'aeronautica, al trentesimo stormo, c'è sempre stato fortissimo un elemento di aviazione civile, con addirittura un ruolo delle donne. Vedete la radice forlivese com'è? È potentissima, parte da una passione innata, e la contessa Matteucci ci spiega esattamente questo, che in questa città c'è stato, oltre alla dimensione militare, una dimensione civica molto molto forte. Ma dopo la nascita dell'aeroporto e della decisione di mettere qua dentro il collegio aeronautico, si crea una filiera completa, un distretto, è uno dei pochi distretti che c'è in Italia, perché sul finire degli anni 30 viene aperto il secondo GMA, che Forlì conoscevamo tutti come Ocra, per cui un altro pezzo sulla manutenzione dei mezzi, poi viene costruito a Predappio una fabbrica in un luogo che non ha una ferrovia, una strada non messa benissimo, senza campo di aviazione, una fabbrica di aerei della Caproni da 1200 operai. Dicono il sindacato fascista, che è la corporazione, durante il periodo della Repubblica di Salò, è chiaro che Caproni l'ha fatta per rendersi amico Mussolini e avere le commissioni del volo, ma nasce una fabbrica che lavora ad altissimi livelli, con un comparto industriale da 1200 dipendenti e una sede distaccata all'aeroporto. Poi a Meldola, la Scipione Innocente di Bologna porta una fabbrica di revisioni di motori di aereo. Nasce il distretto. Forlì diventa una città del volo perché c'è tutto: la formazione dei ragazzi, l'aeronautica militare, il trentesimo stormo, la manutenzione dei mezzi, dove si fanno gli aeroplani, dove si mettono a posto i motori. Uno non è che si inventa città del volo, uno lo è città del volo. E poi vediamo un ultimo pezzetto, questo è il simbolo del trentesimo stormo, l'omino elettrico, e questa è una delle immagini di quel capolavoro
che ci parla di storia del volo, lo dico, ma ragazzi dell'aeronautico, di storia del volo è un'antologia, ma ci parla anche di un grande mezzo della propaganda fatta attraverso un'opera d'arte molto bella che esiste solo qui a Forlì, che sono i mosaici di Angelo Canevari, pittore futurista. Guardiamo alcune immagini: la Caprone di Predappio, lo stabilimento principale che si arrampica su 50.000 metri quadrati di territorio, dall'altra parte ci sono le gallerie del vento, oggi del Ciclope. E tutto questo progetto viene suggellato dalla visita del re Vittorio Emanuele III nel 38. Ci sono altri aspetti di carattere aeronautico che vanno in parte considerati. Uno è che nella storia aeronautica di Forlì dobbiamo tener conto anche del pericolo aeronautico, e ce lo dimostra quel palazzo che è costruito, il Palazzo degli Uffici Statali. Questa è una foto aerea dove ancora il chiostro di San Mercuriale non è stato sfondato, siamo sulla fine degli anni 30. Fanno il Palazzo delle Poste. Il Palazzo degli Uffici Statali nasce strutturalmente con nella propria pancia rifugi per i bombardamenti antiaerei. Abbiamo recuperato questa specie di bicicletta nelle fondamenta degli uffici statali, con a fianco, pensate, un santino della Madonna del Fuoco, perché questo è un rifugio da oltre 400 persone, e oggi la storia dell'Ucraina ci sta riportando questi temi, con un meccanismo a pedale per il ricircolo dell'aria, per fare in modo che in questo grande rifugio cambiasse l'aria. Questo vuol dire che in tutta la tecnica anche la difesa antiaerea fa dei passi da gigante, e purtroppo è una delle storie che dobbiamo vedere. Guardate nel tetto dell'attuale sede universitaria, all'epoca ospedale di Forlì, che quando comincia a bollire la questione e si capisce che l'entrare in guerra dopo la campagna coloniale di metà anni 30, la guerra di Spagna, quelle grandi croce rosse che vengono disegnate nel tetto, vengono disegnate perché pensa che qualcuno un domani potrà arrivare là sopra, non certamente per i cittadini che ci passano a fianco. Facciamo dei salti, è molto divulgativo, quello che spero che rimanga un'idea: l'Italia entra in guerra con un patrimonio industriale non preparatissimo, l'aeronautica, che era uno dei punti all'avanguardia nel mondo all'inizio degli anni 30, all'inizio degli anni 40 paga la differenza di investimento che dagli anni 30, in particolare da dopo le sanzioni, è stato fatto in Italia, spingendo tantissimo sull'agricoltura. Non sfugge a nessuno che quello che avviene nel 32 con la trasvolata di Balbo dall'Italia all'America, all'epoca metteva l'Italia in una posizione di primato. Negli anni 40 l'Italia ha un patrimonio aeronautico di quel tipo, gli americani infatti hanno le fortezze volanti, e nel 45 con gli aeroplani sganceranno l'atomica sul Giappone. Sono passati 400.000 anni industriali in mezzo ai due modelli di sviluppo. Storia aeronautica di Forlì, i bombardamenti alleati della Seconda Guerra Mondiale. Guardate, tutto il fumo è sulla catena della ferrovia, e guardate i punti di riferimento, quel grande, vediamo se lo fa vedere, guardate il mouse, quel grande ovale bianco che è esattamente Piazza della Vittoria, per cui tutto era centrato sulla ferrovia, con qualche puntatore che aveva sbagliato la mira, ricognitori che fanno la ricognizione dopo. Guardate, ferrovia, non so se seguite il mouse, completamente disintegrata, buchi dappertutto, noi oggi fisicamente siamo qui, questo è il campo da rugby. In certi casi ci sono proprio riferimenti, avete sbagliato bersaglio, c'è una foto alleata che doveva colpire il secondo GMA all'Ocra, mentre colpisce la pianta di là dal cimitero, e nel report britannico c'è proprio scritto: avete sbagliato obiettivo, che è singolare, no? Di fronte a un fatto che è un'azione che ha provocato dei morti. Bombardamento del 25 agosto 44 fatto dall'aviazione sudafricana, viene colpito in quel caso Piazza Saffi, tanto che sono costretti a togliere il monumento di Aurelio Saffi perché è gravemente danneggiato. Sto finendo. L'aeroporto. Appassionata, e quindi non lo so. Sì, un secondo. Aeroporto completamente disintegrato, perché fu la cosa più distrutta in assoluto. Brevi immagini per dire che durante l'occupazione alleata l'aeroporto di Forlì è stato uno degli aeroporti con maggior presenza alleata, dalla quale è partita tutto l'attacco per la liberazione del nord. Nel dopoguerra riparte col club aeronautico una storia che poi, attraverso alcuni personaggi, l'onorevole Mattarelli, il professor Carnacini, fondatore dell'Istituto Tecnico Aeronautico, trasformeranno un aeroporto ricostruito da militare completamente civile. E poi la storia dei nostri giorni, il polo tecnologico aeronautico, l'ENAV,
l'ITER, l'università e il Ciclope. Volevo ricordare una cosa a proposito del Ciclope che ci porta all'attualità. Il generale Mainini, che non è presente, all'inizio degli anni 2000 ospitò alla regione aerea di Milano il sindaco di Forlì che si chiamava Imo Marcelli, e quello fu l'incontro, grazie al generale Mainini, che sbloccò tutta la situazione che portò poi alla realizzazione del Ciclope e all'apertura del Tecnopolo, che aveva il Ciclope e aveva anche la Rocca delle Caminate, che venne inaugurata dai due sindaci, l'allora sindaco di Mendola, che è il sindaco Gianluca Zattini, che è il sindaco di Forlì, e l'allora sindaco di Predappio, Giorgio Frassinetti, che è professore dell'Istituto Tecnico Aeronautico. Quello per dire che la storia è in mezzo a noi. Grazie.